Allora, cominciamo un po' a parlare di alcuni aspetti più specifici, no? Della teoria dei sistemi. Fino adesso abbiamo fatto un po' di introduzioni, abbiamo fatto dei richiami matematici, adesso cominciamo a costruire piano piano le basi per poi vedere un po' quali sono le proprietà strutturali e poi applicare gli algoritmi sul sistemi dinamici in spazio di stato. Allora, la linearizzazione è un concetto relativamente semplice. Voi avete, come dire, visto i sistemi lineari sicuramente e la linearizzazione come concetto in analisi. Cerchiamo un attimo brevemente di intuire, di capire quali sono le conseguenze di eseguire una linearizzazione su un sistema dinamico spazio di stato non lineare? Se perdiamo o non perdiamo qualcosa. Va bene? Allora, il concetto di linearizzazione è quello di tentare di descrivere dei comportamento di un sistema dinamico rispetto a piccoli spostamenti o scostamenti o variazioni rispetto a una situazione nominale. Bene, allora il nominale non bisogna interpretarlo come piccoli scostamenti rispetto a una situazione di stasi in cui il sistema è fermo, ma anche rispetto a una traiettoria che può essere quindi di movimento. Allora, un attimo solo. Evangelista, la solita cortesia, poiché io condivido lo schermo, non mi accorgo se dovesse mancare la rete, lei in qualche modo ce lo fa sapere. Per esempio, SMS a questo numero, non WhatsApp. Ok, non WhatsApp. Va bene, così interrompo subito. Allora, per cui, dato un sistema dinamico non lineare, quindi se guardate questa pagina, ve lo ripeto tante volte questo concetto, voi vedete che c'è il testo che prende tutta la larghezza e poi qui si divide in due colonne, tempo continuo TC, tempo continuo a sinistra e tempo discreto a destra. E poi se vedete qui il testo riprende e l'argomento delle variabili è un punto, vuol dire che voi potete leggere questa frase con la variabile t o la variabile k. Abbiamo già parlato, vi ho già detto che ci sono varie possibili scelte dal punto di vista come della presentazione per affrontare, diciamo, i due domini. Questa è quella che ho fatto io in questo corso. Allora, abbiamo visto che un sistema dinamico di spazio di stato nella sua forma più generale, cioè senza fare ipotesi di linearità, di stazionarietà, lo scriviamo, diciamo, così, che vuol dire qualsiasi cosa, nel senso che x punto è uguale una generica f di x, u e t. E il fatto che non è lineare lo intuisco perché non ho potuto scriverlo in forma matriciale, perché la linearità è ciò che mi consente di scrivere il modello dinamico in forma matriciale. E il fatto che non stia usando l'ipotesi di stazionarietà lo capisco perché io nella dipendenza qui ho messo la dipendenza esplicita dal tempo. Ok? Quindi non ho bisogno in questo momento di questa ipotesi per parlare di linearizzazione. Facciamo riferimento ad un ingresso nominale. Guardate, io ho scritto il segnato sopra la variabile u, qua u segnato o di t o di k è la stessa cosa. E spesso in varie, diciamo, discipline il segnato sulla variabile indica che è costante. No, questo indica che è nominale, cioè nominale vuol dire che è quello che voglio studiare io. Immaginate che voi avete immaginato una traiettoria per un corpo rigido,
sicuramente non è costante, si sta muovendo, però quella traiettoria nominale, quindi che si otterrà con un ingresso nominale cui corrisponde un andamento dello stato in uscita nominali, che sono quelli che soddisfano queste equazioni. Allora noi ci riscriviamo tutte le nostre equazioni in questo modo qua, mettendo la lineetta sopra per indicare che sono quelli nominali, cioè quelli che io voglio studiare in questo momento, sia nel tempo continuo che nel tempo discreto. Va bene? Ok, a questo punto, diciamo dal punto di vista matematico, io ho bisogno di introdurre in qualche modo delle variazioni rispetto alle condizioni nominali, per cui io uso il delta. Quindi a questo punto la mia variabile u, io la immagino come data dalla somma di una variabile nominale più lo scostamento rispetto alla variabile nominale. Le equazioni dinamiche, a questo punto l'ho dovuto scrivere tempo continuo e tempo discreto, uno sotto l'altro perché altrimenti il font sarebbe stato troppo piccolo delle equazioni. Le equazioni dinamiche diventano quindi, beh, guardate, non c'è nulla di concettuale, questa espressione è brutta da vedere, però la derivata della somma è la somma delle derivate, per cui dal primo membro io qui ho x segnato punto di t più delta di x punto, e gli argomenti della f sono gli argomenti semplicemente ux quindi x più delta x e u più delta u. Ok, concettualmente non c'è granché da dire, semplicemente ho dovuto riscrivere un po' questa il modello matematico, però non credo che ci siano difficoltà, diciamo, di alcun tipo, se non che la notazione va un attimo ora. Introduciamo un po' la derivata parziale di una funzione vettoriale. Per fare questa cosa, io, diciamo, prendo il board in cui sono riuscito finalmente a importare il PDF e secondo me è una cosa molto utile. Ora ditemi se condividete o meno. Allora, questo è il file 23. Ok, allora a questo punto io, diciamo, diciamo, introduciamo semplicemente la derivata parziale di una funzione. Se io ho una funzione f di x, in questo caso, la mia f è una funzione che va da Rn a Rn, poi
Quando vado a fare la derivata parziale e quindi a scrivere df su dx, allora che cosa faccio? Questa è una funzione di dimensione n. Quando vado a fare la derivata parziale, devo fare la derivata di ognuno degli elementi della f per ognuna delle componenti del vettore. Per cui io qui ho df con 1 su dx1, che quindi è la derivata parziale della prima componente di f per la variabile x1. E poi l'unica cosa che devo ricordare è che se vado lungo la riga, io tengo fermo df con 1 e derivo rispetto a x con n. Invece, quando scendo lungo la colonna, io ho df con 1 su de, esatto, de, df con 2 su dx1 fino a df con n. Aspetta che questo mi è venuto male. Df con n su dx1. Questa è una matrice che quindi ha le righe della funzione vettoriale e le colonne della variabile. Ora, ed è quello che ho scritto qua, va bene? Per cui voi potete notare che la derivata della f rispetto alla x è n per n. Ok? Perché la mia funzione è una funzione che ha va da Rn a Rn, mentre quando vado a fare la derivata rispetto a U, per esempio, U ha P componenti, per cui questa è una matrice rettangolare N per P, la derivata parziale di F rispetto ad U. La stessa cosa vale per la funzione di uscita, e anche in questo caso io posso osservare che le derivate parziali sono delle matrici generalmente rettangolari. Ok? Ora, perché ci serve tutto questo? Beh, ci serve perché lo avrete intuito, diciamo, ricordando quello che avete fatto in analisi, quando si fa la linearizzazione, facciamo uno sviluppo in serie di Taylor. Ok? E ci fermiamo al primo ordine. Guardiamo un attimo questa espressione che sembra, diciamo, più complicata di quello che in realtà è. Fatemi caricare questa espressione nella lavagna. Ok, allora, ok, allora guardate un attimo, noi adesso che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo uno sviluppo in serie. Questa è la mia funzione. Allora, questa è la mia funzione. Quindi io qui, sì, qui ho, diciamo, la variabile, la dipendenza dalla variabile x e dalla variabile u della funzione della dinamica dello stato. Va bene? Guardiamo un attimo che cosa, come si sviluppa in serie. Allora, noi sappiamo che lo sviluppo in serie è dato dal valore della funzione nel punto nel cui intorno io sto sviluppando. Per cui in questo caso io ho la funzione calcolata per la traiettoria nominale, per cui l'ingresso è stato nominale. Ok? C'è solamente x segnato qua, se vedete, e u segnato e nient'altro.
Il fatto che ci sia un puntino fra parentesi tonde vuol dire che questa equazione la potete leggere col t e col k, tempo discreto e tempo continuo, e non cambia nulla. Ok? Poi io devo fare la derivata parziale rispetto alla variabile x per l'incremento, quindi per l'incremento rispetto alla traiettoria nominale, per cui qua c'è solamente il delta x. Questa derivata parziale, guardate, io la devo calcolare lungo la traiettoria nominale, perché io sto facendo sviluppo nell'intorno della traiettoria nominale. Okay, che sono quindi funzioni del tempo. E la stessa identica cosa io la ottengo per delta U, quindi più delta U e questa derivata che è rispetto a delta U calcolata nella traiettoria nominale. Ovviamente io qua dovrei mettere più l'infinitesimo di ordine superiore a delta x dopo. Ci fermiamo qua, siamo arrestati e va bene così. Queste equazioni qui che vengono dopo sono esattamente, allora, no, non volevo, sono esattamente le stesse, semplicemente ci sta la H al posto della F, perché poi dal punto di vista, diciamo, le ho messe perché abbiamo due equazioni, equazioni dinamiche dello stato e dell'uscita, però è chiaro che è esattamente la stessa cosa. Ma allora a questo punto cerchiamo un attimo di fare un piccolo ragionamento. Se io so che questa matrice qua, per esempio, è la derivata di f rispetto ad x ed è n per n, no? Questa è n per n. Ed è proprio la dimensione della matrice dinamica A. Questa qui l'abbiamo vista, è n per p. È proprio la dimensione della matrice dinamica B, la matrice degli ingressi, e così via ottengo C e D nelle equazioni dell'uscita. Quindi praticamente se io vado a sostituire lo sviluppo in serie nelle equazioni, in questa equazione qua, quello che io ottengo è che x punto lo posso semplificare. Questa cosa qui da cosa la capisco? Se volete lo vediamo un attimo qua con la variabile tempo. Allora io qui al primo membro ho x punto, x segnato punto più delta x punto uguale. Ok? Devo switchare, grazie. Sì, ok. Allora, vabbè, lo cancello e lo scrivo perché anche perché lo metto in blu. Io qui al primo membro ho x segnato punto più delta x punto. Va bene? L'unica cosa che devo osservare è che x segnato punto è esattamente il valore della funzione lungo la traiettoria nominale. Per cui io questo e questo li semplifico perché sono esattamente la stessa cosa, cioè io ho fatto uno sviluppo in serie intorno al punto di equilibrio, per cui io riesco a scrivere queste equazioni qua, delta x punto è uguale quella matrice n per n, io la battezzo A, la matrice dinamica A, per delta x. E qua c'è scritto, c'è la definizione di A, per cui diciamo è completo. Poi ho B per delta U, C e D, la stessa cosa per il tempo discreto. Bisogna fare attenzione a una cosa. Quando io vado a linearizzare, le proprietà che avevo prima non sono necessariamente conservate, dovrei dimostrarlo volta per volta. In particolare,
La stazionarietà, nessuno mi garantisce che il modello linearizzato sia stazionario, anche se quello di partenza lo era. Allora, un attimo solo, volevo vedere. Ah, ok, c'è sempre Evangelista. Ok, allora, a questo punto ci facciamo un piccolo esempietto, perché poi alla fine la linearizzazione, diciamo, è questa, non c'è chissà che cosa dire. Ci facciamo un piccolo esempietto e vorrei che provassi a fare voi qualche calcolo delle matrici dinamiche. Adesso ragioniamo un attimo insieme sulla traiettoria, diciamo, nominale, perché la dobbiamo scegliere, e poi vi chiedo di fare. Allora, lo so che non state vedendo, perché sto ancora caricando. Allora, questo è, diciamo, un esempio banale di sistema dinamico non lineare. Quali sono le sorgenti di non linearità? Questo abbiamo già fatto questo modello, rivediamo un attimo, diciamo, velocemente le definizioni delle variabili. Allora, x1 è la posizione angolare e x2 è la velocità angolare. Ok, abbiamo visto, abbiamo intuito, perché poi non è che abbiamo visto troppo nel dettaglio, che quando ci sono delle sistemi meccanici, tipicamente noi utilizziamo posizione e velocità per ogni grado di libertà del sistema. In questo caso è un pendolo con un grado di libertà, quindi abbiamo una variabile per la posizione e una per la velocità. Poi il mio ingresso è la coppia, immagino che ci sia un motore che, diciamo, l'asse di rotazione uscente rispetto al foglio, e i miei dati, i miei parametri del modello sono la massa, la lunghezza dell'asta, questa A è di troppo, l'attrito viscoso, l'accelerazione di gravità. La dinamica qual è? Beh, la derivata della posizione. La derivata della posizione è uguale alla velocità. E poi questa l'abbiamo vista, è l'equilibrio di forze, per cui la coppia è uguale all'inerzia per l'accelerazione, e poi ci devo mettere le forze non conservative, che è l'attrito, in questo caso l'attrito viscoso. Quindi dove vedo è la forza di gravità. Questa è la forza di gravità, che è funzione dell'angolo, della posizione. Questo è l'attrito, questa è la coppia d'ingresso, diviso ml quadro, perché è l'inerzia di questo sistema. Ok? Qui la m si è semplificato perché è a meno g su m. Ok, queste sono le equazioni. Dov'è la non linearità? C'è un quadrato e una frazione nella frazione. Dov'è, un attimo solo, dov'è il quadrato? È nella frazione al secondo membro della seconda equazione. Quindi lei dice che questo quadrato qua, voi che dite? Voi dite il seno. Allora, vediamo un attimo, diciamo, chi sono queste variabili. L'operazione di divisione e l'operazione di, diciamo, di potenza non sono lineari, però in questo caso devo capire quali sono le mie variabili. Poiché la mia variabile è x1
lo Stato, noi diciamo non ci interessiamo della divisione per ML quadro, perché sono solo parametri del modello matematico. E questa funzione qua, quella che è sorgente di non linearità, tutte le altre operazioni sono lineari, quindi è questa funzione trigonometrica qui. Quindi questo significa che io potrei linearizzare in un intorno di un movimento nominale. Ora, per fare le cose semplici, io scelgo come traiettoria nominale la traiettoria di equilibrio. Quindi è una scelta, va bene? E io impongo che sia l'ingresso nominale pari a mgl, massa per gravità per lunghezza dell'asta. Quindi è una mia scelta. Faccio così una domanda: ma quanto è ragionevole assumere che io conosca mgl? Quale dei tre potrei non conoscere bene eventualmente? Massa, gravità e lunghezza dell'asta, da ingegneri, mi dite quale dei tre numeri secondo voi conoscete bene, così così, benissimo, meglio rispetto agli altri? Sicuramente per agire l'approssimazione alla massa comunque pari a 1,9,21. Massa e lunghezza alla fine, perché prendiamo per esempio un laboratorio, la massa prendiamo un po'. Misurare tutte e tre, ok? Facciamo l'identificazione di tutti e tre. La gravità, la costante, diciamo, questa è la G, la costante di gravitazione universale, la conosciamo abbastanza bene. Sappiamo che cambia sulla superficie della Terra, cambia, diciamo, in modo noto, quindi potremmo, secondo me, conoscerla meglio degli altri due. Le altre due le possiamo misurare, certo, con un certo errore, dipende dallo strumento che abbiamo, dipende da tante cose. Sicuramente, diciamo, fra i tre, quello meno affidabile è la massa, come, diciamo, tipo di misura, e sicuramente io questa cosa non posso pensare di conoscerla perfettamente. Quindi io adesso, in questo esercizietto, la conosco perfettamente, però poi, diciamo, se dovesse essere necessario poi implementarla, io dovrei, diciamo, prevedere un qualcosa che funzioni anche con degli errori di stima, va bene, di queste grandezze. Questo qualcosa saranno dei sistemi chiusi in retroazione, perché poi alla fine, diciamo, mettere dei numeretti qua e fidarsi che la mia coppia sia proprio uguale a MGL. Che cos'è? È una sfida, perché MGL è proprio la gravità quando questo pendolo è a 90 gradi, l'ho fatto apposta, no? Per fare questo come punto di equilibrio. Però chiaramente questa cosa qui è a ciclo aperto, non lo sarà mai. Finita questa digressione, vediamo qual è, diciamo, la traiettoria di equilibrio. Io devo porre uguale a zero il primo membro, quindi le derivata, e quindi chiaramente la prima è x1 uguale a 0 e la seconda mi dà un'equazione trigonometrica che viene soddisfatta da questa coppia di valori. Ok? Quindi sono fermo in questa posizione. Gli ho dato esattamente la coppia che compensa la gravità. Faccio i calcoli e vedo che questo è un punto di equilibrio. Ok? Adesso calcoliamo la matrice A, va bene? La calcoliamola un attimo insieme, è banale farlo, calcoliamola un attimo insieme. Allora,
uguale la derivata della prima componente rispetto ad x1. La prima componente significa questa equazione qua, ok? Rispetto a x1, quant'è la derivata parziale? È 0 perché x1 non compare. E rispetto a x2? È 1. Io, diciamo, con le mascherine ho difficoltà a sentirvi. Vediamo invece la derivata parziale di f2 rispetto a x1. Questa è l'equazione. Qual è la derivata parziale rispetto a x1? Meno gl? Meno g su l? È quello, mica ce lo dimentichiamo. Meno g su l coseno. Che ci metto come argomento il coseno? O vi abbassate un po' la mascherina e vedete il labiale, o alzate la voce perché io non. Qual è l'argomento del coseno? Sì, fate un attimo solo, x1, va bene? E x1 è la derivata parziale rispetto a x1. Quindi l'argomento è questo. Poi non devo fare x punto con 1 perché non è la derivata rispetto al tempo. È la derivata parziale rispetto a x1. E poi invece l'elemento 2, 2. Questa matrice deve essere calcolata per x uguale x segnato e u uguale u segnato. Ora non c'è la u perché non moltiplicava la x in questo caso particolare, per cui non compare nella cosa, ma potrebbe comparire. Ora, per x uguale x segnato, a questo punto io devo metterci dentro la mia traiettoria nominale. Ora capite perché io ho scelto un punto di equilibrio, perché è più semplice, perché io qua ci sostituisco solamente un numeretto, se no sarebbe una funzione del tempo e cambierebbe con il tempo, ok? Quindi questo significa che io qua devo, abbiamo detto che x con 1 vale pi greco mezzi, per cui io qua ho il coseno di pi greco mezzi che fa 0, ok? Vediamo se ci troviamo. Sì, ci troviamo. Per cui questa è la matrice A. La matrice B è, diciamo, la derivata parziale rispetto a U, quindi è ancora più semplice. Ora non abbiamo tante cose da dire qua, nel senso che ancora non sappiamo fare l'analisi di un sistema in base alla sua matrice dinamica. Però una cosa l'abbiamo già vista. Quali sono gli autovalori di questa matrice? No, no, si legge, in questo caso è una di quelle matrici in cui si leggono senza fare calcoli. Ma sta facendo i calcoli lei? No, gli autovalori sono sempre pari alla dimensione della matrice quadrata, quindi gli autovalori sono 2. Ma cosa sta facendo per rispondere? No, allora, quando una matrice è triangolare, inferiore o superiore, gli autovalori sono gli elementi sulla diagonale. Quindi in questo caso 0 e meno k su ml4, per cui a volte negli esercizi sceglierò come matrice dinamica una matrice
triangolare, così non facciamo il calcolo di autovalore, insomma. Però si leggono dalla matrice. Ok, non siamo in grado di fare nient'altro adesso, perché non abbiamo studiato nulla, però diciamo questa è la matrice dinamica per piccoli spostamenti rispetto a questo punto, possiamo dire rispetto a questa posizione, perché abbiamo scelto una traiettoria nominale di equilibrio, cioè che sta ferma. Ok? Va bene. E se io avessi scelto una coppia uguale a zero, vabbè, lui è diciamo una posizione di equilibrio, cosa mi dice? Lui intuito che ho il pendolo è verso il basso o è verso l'alto. Ora, a parte l'intuito, io vado a sostituire le variabili qui, mi faccio i calcoli e vengono due possibili posizioni di equilibrio. Ok? Ora, cosa cambia queste due possibili posizioni di equilibrio? Beh, se io torno nella mia matrice che avevo calcolato, a questo punto, che se meno G su L così X, questo è meno G su L coseno di X con 1, va bene? X con 1 in queste due posizioni di equilibrio, in un caso vale 0 e nell'altro pi greco. Quindi significa che questo oggetto qua può assumere altre due, diciamo, posizioni di equilibrio. Quando il coseno vale, quando x vale 0, il coseno vale 1, quindi questo è meno g su l, quando x1 è uguale a 0, ed è g su l quando x1 è uguale a pi greco. Va bene? Ma allora, se cambia la matrice dinamica, questo significa che io ho diversi autovalori, per esempio, ok? Ancora non abbiamo associato nulla, però agli autovalori non gli abbiamo dato un significato, però io già vi ho detto che rappresentano la informazione, diciamo, più importante di un sistema dinamico. Qui potrei fare un calcolo del determinante. Facciamolo un attimo così per divertimento. Vediamo un attimo se io calcolo il determinante di questa matrice, che cosa viene fuori. Allora, io lambda i meno a, devo fare il determinante di lambda i meno a, che è uguale, allora ci abbiamo un ospite, allora lambda meno 1 più o meno, chiamiamolo G su L, e poi abbiamo, questo è un numero positivo per costruzione, diciamo meno beta, lambda meno questo, quindi lambda più beta. Ok? Questo è il numero 1. E devo fare il determinante di questa matrice qua. Quindi in questo caso il determinante, quando è 2 per 2, è il prodotto della diagonale meno il prodotto dell'antidiagonale, per cui io ho lambda che moltiplica lambda più beta più l'antidiagonale o meno, più. No, non mi ricordo, ma non cambia, perché siccome io qua ho più o meno, quindi io scrivo più o meno, perché chiaramente più o meno G primo. Ok? Questo qui è lambda quadro più beta per lambda più o meno G primo. Gli autovalori sono
le due soluzioni di questo polinomio di secondo grado, dove il termine noto, una volta è più, una volta è meno, a seconda di quale dei due casi sto considerando. Io adesso il numeretto non lo voglio, perché questa cosa qua mi è sufficiente per capire che, andando a pescare uno dei teoremi sul segno delle radici di un polinomio, io ricordo che ad ogni permanenza corrisponde una radice negativa e ad ogni variazione una positiva. Adesso l'unica cosa che posso notare è che, poiché in un caso c'è più, in un caso c'è meno, io in un caso avrò due radici negative e nell'altro ne avrò una positiva e una negativa. Ho informazioni per capire le conseguenze di questa cosa? Ancora no. Per ora io lo osservo in maniera un po' acritica. Sì, il docente mi ha detto che gli autovalori, no, sono legati ai modi di evoluzione. Diciamo che, se vogliamo fare un paragone, sono i poli delle funzioni di trasferimento. Rivedremo tutto. Però adesso, intuitivamente, cominciamo a vedere questa cosa qui. Io sono partito dallo stesso sistema dinamico non lineare e ho fatto tre linearizzazioni diverse. Ok? Ho ottenuto autovalori diversi, ma cosa abbastanza importante, ho ottenuto anche il segno degli autovalori diversi. Va bene? Ora, intuitivamente, un attimo che ho sentito una notifica di Meet. Successo qualcosa? No? Va bene. Ora, intuitivamente, quando io ho un pendolo, no, un pendolo, e devo pensare piccoli scostamenti rispetto alla posizione di equilibrio, io ho considerato questa e questa. Secondo voi, no, quale delle due tende a rimanere nella posizione di equilibrio e quale delle due tende ad allontanarsi dalla posizione di equilibrio? Vedremo questo, diciamo, numericamente. Va bene, intuizione è questa, ma lo vedremo confermato numericamente. Ok, sulla linearizzazione questo è quanto ci serve sapere. Quindi io a volte partirò dal modello lineare senza dire nulla. Sappiamo che, se viene da un sistema non lineare, la validità è locale. Locale, fra virgolette, non possiamo dire vale per due gradi, poi a due gradi e più epsilon il modello non vale più. Il degrado è strano, dipende dalle non linearità presenti ed è difficile, diciamo, quantificarlo. Diciamo solo che è lineare il nostro modello. E le proprietà del sistema linearizzato vanno tutte riviste e cambiano in base al punto o alla traiettoria rispetto alla quale io sto linearizzando. Ok, allora ragazzi, ditemi voi, non so se come vi siete basati col metabolismo, se avete già pranzato, se dovete pranzare, per cui ditemi voi se preferite fare senza pausa oppure se facciamo una pausa. Come volete voi, eh? No, una pausa, diciamo, per interrompere un attimo di 10 minuti, ma no, per il pranzo, sennò non ha senso, diciamo. L'ho fatto proprio per evitarvi di stare la pausa di 3 ore, cioè. Vado avanti? Se non siete stanchi, vado avanti, cioè, vuol dire, adesso non siete stanchi, però magari. Ok, allora, vediamo un altro, vediamo, piccolo aspetto di un sistema dinamico che rientra, sto condividendo, sì, che rientra sotto il nome di modello esplicito. Ok? O anche io lo chiamo soluzione del sistema dinamico. Modello esplicito cosa mi dice?
Qua parto dal tempo discreto, quindi guardate il titolo di questa pagina, modello esplicito tempo discreto. Allora, il modello esplicito è la soluzione dell'equazione alle differenze adesso, lineare e stazionaria. Allora, al solito partiamo dal modello. Questo modello è quello che troveremo il 90% delle volte, cioè partiamo la nostra lezione con questo modello, ripetendo sempre le variabili, per cui sia le dimensioni che il nome. Stato dimensione n, ingresso dimensione p, uscita dimensione m. In questo caso, anche se questo modello è stazionario, da cosa capisco che è stazionario? Lo capisco perché non c'è una dipendenza esplicita dal tempo, ok? Le matrici A, B, C e D sono costanti, quindi è lineare perché l'ho scritto in forma matriciale, è stazionario perché le matrici non hanno dipendenza dal tempo. Quindi potrei partire da zero come istante iniziale, perché essendo stazionario una traslazione rispetto al tempo non cambia nulla. Invece la soluzione io me la calcolo per k con 0, perché poi mi serve avere l'espressione rispetto a k con 0 nel prossimo argomento. Poi in futuro noi partiremo sempre da 0, va bene? Quindi questo è il motivo per cui parto da k con 0. Allora, qual è la soluzione? La soluzione si dimostra in maniera iterativa, e in maniera iterativa, molto banalmente, io prendo e scrivo la equazione dinamica, che è esattamente questa qua, però scritta rispetto a k con 0, va bene? Quindi all'istante iniziale. Dopodiché aumento di una unità, quindi k con 0 più 2, e non, diciamo, dal punto di vista puramente notazionale, questo è ax k con 0 più 1 più bu k con 0 più 1. Ma x k 0 più 1 l'ho calcolato alla riga sopra e lo vado a sostituire qua. Ok? E poi eseguo molto semplicemente il prodotto A per A, che mi dà A quadro, con le matrici quadrate, ovviamente il prodotto della matrice per se stessa si può scrivere la potenza, l'abbiamo già visto, A per B, e poi qua rimane più B U K con 0 più. Beh, che succede? Molto semplicemente io mi rendo conto che qui ho A quadro per x in k con 0, va bene? Quindi semplicemente io ho le potenze di A per x in k con 0. Quante ne ho di potenze?
meno k con 0. In questo caso abbiamo fatto due campioni. Dopodiché i termini in U sono un po' meno evidenti. Ho U k con 0 più 1 per B e poi invece UK con 0 che moltiplica A per B. Vi potete divertire a verificare che effettivamente io posso riscrivere i termini nu iterando come una sommatoria particolare di potenze di A per B per UD. Va bene? E questa è la dimostrazione, non c'è niente da dimostrare per quanto riguarda il modello esplicito. Se mi interessa il modello esplicito nell'uscita, io devo moltiplicare C per X e quindi c'è semplicemente la C qua che moltiplica la stessa espressione che c'è qua. Allora, questa parte, diciamo, questi calcoletti stupidi, che cos'è questa? Ed è banale calcolarla, è banale calcolarla dal punto di vista simbolico, perché questi sono i passaggi, ma anche dal punto di vista numerico, cioè questa è una simulazione di un sistema tempo discheso lineare stazionario, il MATLAB la fa quasi in tempo reale, cioè, anzi no, molto più velocemente in tempo reale. Cioè. E allora io perché ho bisogno di un intero corso di teoria di sistemi se è così facile trovare la soluzione? Perché la soluzione non ci dice granché sulle proprietà. La soluzione, questa va bene per fare la simulazione, in realtà la simulazione, per la simulazione il calcolatore implementa questo ad ogni passo di campionamento. Questa va bene per avere, diciamo, un comportamento, per fare un bel grafico, per vedere qualcosa, però non ci dà le proprietà del sistema dinamico e non è una forma utile per fare alcun tipo di progetto sul sistema dinamico. Bene. Per cui è la soluzione dell'equazione a differenze, ma devo andare avanti, devo acquisire, diciamo, dei bagagli per poi poter utilizzarli in applicazioni ingegneristiche. Perché secondo voi c'è lo sfondo verde e lo sfondo violetto in quelle due in quei due termini? Voi ci riconoscete qualcosa nel termine verde e nel termine viola? Una presenza spostamento, quindi l'ingresso, e l'altra no. Esatto, lo vediamo anche più tardi. Comunque è messo in evidenza, colorandoli, l'evoluzione libera e l'evoluzione forzata. Per cui l'evoluzione libera è data da questa ala k in k con 0 per x in k con 0, in cui sono presenti le condizioni iniziali ma non il forzamento, adesso lo vediamo applicando il principio di sovrapposizione degli effetti, mentre nell'altra è presente il forzamento ma le condizioni iniziali sono nulle. Okay? E sono additive. Questo è l'enorme vantaggio, cioè adesso non è che si percepisce, adesso è semplicemente un'osservazione, ma da questa banale cosa c'è un enorme vantaggio del lavorare con sistemi lineari, che io posso separare le due cose. Vediamo nel tempo continuo l'espressione. Nel tempo continuo, per qualche modo, per qualche motivo che non so, la soluzione ha un nome, che è la formula di Lagrange, nel tempo discreto no. La dimostrazione la faremo, ma ve la faccio vedere, ma è anche assolutamente banale. Vediamo l'espressione x di t uguale, guardate, elevato ad a per t menti 0. Questa qua è l'esponenziale di matrice che io ho introdotto sapendo che voi comunque non l'avete mai visto prima, quindi è una matrice questa che moltiplica le condizioni iniziali. Quindi vuol dire che, diciamo, le proprietà dell'esponenziale matrice dobbiamo cercare di capirle perché saranno importanti. E poi abbiamo più l'integrale. Beh, questa è un'integrale di convoluzione,
è il forzamento, eppure questo lo dimostriamo essere questo il secondo termine. Se vogliamo fare la dimostrazione, allora, un attimo che carico. La pagina. Allora. Ecco. Se vogliamo fare la dimostrazione è, diciamo, abbastanza semplice. Io parto da x punto uguale a x più bu, poi moltiplico a sinistra per elevato a meno a t, ottengo quindi questa espressione qua, porto a primo membro questa, e una volta che ho portato al primo membro questo, osservo che io ho elevato a meno a tx punto meno elevato a meno a t per a per x. Ricordo la derivata della funzione esponenziale rispetto al tempo, la matrice esponenziale rispetto al tempo, vabbè, ve la scrivo col più perché tanto è la stessa cosa. Questo è a per elevato ad a t, ma abbiamo visto che questo è anche uguale, in questo caso è commutativo, va bene? Per cui io qua riconosco che cosa? Elevato a meno a t per x punto, e poi c'è meno elevato a meno a t a, che è la derivata di elevato a meno a t per x, per cui questo è proprio che cosa? Beh, la derivata del prodotto di due funzioni, va bene? Con la formula della derivata. Il secondo membro non l'ho toccato, e a questo punto io integro primo e secondo membro tra t0 e t, semplicemente a questo punto calcolo la soluzione tra t e t0 e moltiplico per elevato ad a t qua, va bene? Per cui
Professore, sente? Prova? Prova, prova. Quando ci ha persi? Quando stava dicendo che appunto integrava da sinistra e destra. Ah, un po' di tempo fa, quindi. Ok. Sì, 2 minuti fa, sì. Qui? Non vedo, professore, non sta presentando. Certo. Però sto registrando, ok. Qui? Sì, esatto, sì. Vabbè, allora c'è la registrazione, per cui diciamo dopo se la guarda con calma, diciamo che io dopo ho fatto vedere, ripetuto il principio di sovrapposizione degli effetti e notato che noi nel modello esplicito abbiamo individuato la componente di evoluzione libera e di evoluzione forzata. Bene, che sono quelle con lo sfondo verde, la libera, e viola, la forzata. Invece, la cosa, diciamo, che adesso sto introducendo è questa matrice, che è la matrice di transizione dello stato, che svolge un ruolo particolarmente importante, perché effettivamente nell'evoluzione libera, se io scrivo l'evoluzione libera usando 0 come istante iniziale, l'espressione è semplicissima, è questa, elevata a t per x in 0, e mi rendo conto che qui è contenuta della informazione importante. Saranno i modi. Quindi io avrò i modi naturali di evoluzione, li studieremo nelle prossime lezioni. Per cui battezzo questa matrice di transizione dello stato, la chiamo MTS, e qui ho semplicemente ripetuto le proprietà puramente matematiche di questa matrice, che sono quelle che ho anche copiato nella lezione sui richiami matematici. Quindi noi qui, diciamo, non è che stiamo estraendo delle informazioni dal punto di vista dinamico, qua è solo matematico, cioè la matrice di transizione dello stato nell'origine vale la matrice identica, vale questa proprietà, la derivata è questa, ma già l'abbiamo usata questa proprietà nella dimostrazione, poi elevata a t è sempre invertibile. Chi è il corrispondente concetto nel tempo discreto? A elevato alla k. Vi ricordate i modi naturali di evoluzione nel tempo discreto? Da quale funzione matematica sono descritti? Eh? Il polo alla k, diciamo lambda, va bene, come scalare, o p, che è uno scalare, quindi uno scalare alla k.
Quindi dal punto di vista, diciamo, analitico, la funzione è, diciamo, simile, imparentata, perché poi non è la stessa cosa, questa è una matrice, c'è qualche differenza. Anche questa si chiama matrice transizione dello stato, A alla K, e le proprietà sono simili a quella del tempo continuo, ovviamente sono domini diversi. Ma A alla K non è sempre invertibile, dipende dai numeretti che ci sono nell'A. Va bene? Ora, passeremo del tempo a calcolare la matrice di transizione dello stato. Quando è l'unico caso in cui questo è banale? Ve lo faccio un attimo adesso. È quando è diagonale. Però quando è diagonale la matrice, c'è qualcosa che non va nel modello, cioè non è che c'è qualcosa che non va nel modello dinamico. Il modello dinamico è particolare e magari vi chiedo a voi perché. Allora, devo condividere un attimo. Ok, allora la matrice A è diagonale, per cui questo significa che la mia matrice A è uguale a lambda 1 lambda n 0 0, ok? Ora, come si calcola A alla K in maniera ricorsiva? Vediamo A per A. Allora, l'elemento 1, 1 di A per A è il prodotto scalare della prima riga per la prima colonna, poi sempre di A perché è chiaramente se stesso, no? Quindi la prima riga scalare la prima colonna. La prima riga ha tutti elementi nulli tranne il primo, la prima colonna ha tutti elementi nulli tranne il primo, per cui io qui ho banalmente lambda con 1 al quadrato. Ok? Se faccio l'elemento, la prima riga per la seconda colonna, per l'elemento 1, 2, mi accorgo che quando moltiplico lambda con 1 per la prima colonna, lambda con 1 prende uno 0. E poi lambda con 2, che sta qua, trova lo 0 della prima riga, per cui questo è proprio 0. Se mi diverto a fare tutti i prodotti scalari, ottengo facilmente che questa è una matrice dinamica, è una matrice diagonale, chiedo scusa, in cui gli elementi sulla diagonale sono lambda con i al quadrato, e fuori diagonale a tutti i zeri. E questo è A quadro, giusto? A al cubo è A per A quadro, però a questo punto non voglio mettere in discussione il vostro intuito, avrete capito che questo è una matrice diagonale di questo tipo qua. Ma allora basta, A elevata alla K è una matrice diagonale in cui il generico elemento sulla diagonale è lambda con i elevato alla K. Ok? È l'unico caso in cui è banale calcolare la matrice di transizione dello stato. Tutti gli altri casi ci dobbiamo un attimo ragionare. Non è difficile, però un attimo qualche conticino dobbiamo fare. Però a questo punto io, diciamo, questa è la matematica, però il mio sistema dinamico viene da un problema di ingegneria. Ho scritto un modello matematico. Guardate che modello matematico strano ho scritto. X punto con 1 e lambda con 1, x con 1. X punto con 2 uguale lambda con 2 x con 2, x punto con n è uguale lambda con n x con n. Che c'è che
che mi dà un po' fastidio in questo modello matematico. Fastidio è strano, che cos'è che è strano in questo modello matematico? Guardate, la prima equazione compare solamente x con 1. Nella seconda equazione compare solo x con 2 e così via. Queste equazioni differenziali non stanno interagendo fra di loro. Ognuna ha la sua evoluzione. Può essere che c'è un ingresso che altera più equazioni differenziali, può essere che si combinano nell'uscita, non lo so, però intanto quello che io noto è che qui non c'è proprio accoppiamento. È come se io avessi scritto un circuito elettrico, una capacità che sta su questa scrivania e un'induttanza che sta nella scrivania a fianco, e poi le metti insieme. I modelli diagonali, se io li trovo subito diagonali, c'è qualcosa che non va. Però io ci posso arrivare in un modello diagonale se io faccio qualcosa che poi impareremo a fare, che è una trasformazione di similitudine, cioè se queste variabili non sono una grandezza fisica, ma sono a loro volta un'astrazione di diverse grandezze fisiche. Quindi il modello diagonale, adesso ci deve rimanere in mente, da solo è un modello un po' strano, non c'è accoppiamento fra le variabili. In realtà poi, diciamo, noi lo possiamo forzare e l'accoppiamento, ovviamente se la fisica ce l'ha, l'accoppiamento rimane nelle variabili, nascosto nelle variabili. Che cosa ho fatto adesso? Ho calcolato molto semplicemente a elevato alla k. Ok? E sono in grado di calcolare adesso e elevato a t? Sì, sono in grado di farlo. È molto banale. Facciamolo insieme, giusto così per. Allora, e elevato a t, ci ricordiamo la definizione di esponenziale di matrice? Sommatoria per i che va da 0 a infinito. Ora devo elevare all'esima potenza tutto a per t, ma si dimostra facilmente alla i per t alla i diviso i fattoriale, no, k fattoriale, i fattoriale. Va bene? A questo punto, a elevato alla i, con a diagonale, quanto fa? Abbiamo appena fatto, cioè c'è la i invece della k, no? Quindi questo qua, lambda con 1 elevato alla i, è ancora diagonale, lambda con n elevato alla i, 0, 0. È giusto? Quindi lo vado a sostituire qua e ho la sommatoria per i che va da 0 a infinito di, allora, lambda con 1 alla i, lambda con n alla i, 0, 0. Questa è una matrice. T elevata alla i sta fuori matrice diviso i fattoriale. È giusto? Ok. Allora, guardate, è una sommatoria in cui il generico elemento è una matrice che viene moltiplicata per uno scalare e divisa per uno scalare. Io so che questo significa che io devo moltiplicare lo scalare per ogni elemento della matrice. Ma allora io questa cosa qui la posso riscrivere come sommatoria per i che va da 0 a infinito di lambda con 1 alla i per t elevato alla i diviso i fattoriale. Lambda con n alla i diviso
t alla i diviso i fattoriale e tutti i zeri. È giusto? La sommatoria di matrici è la somma degli elementi corrispondenti. Per cui a questo punto io vi chiedo, la sommatoria per i che va da 0 a i di questa grandezza qua, che è uno scalare, perché adesso lambda è uno scalare, chi è? La riconoscete? Di chi? Dell'esponenziale. Quindi questo è e elevato a lambda con 1 t. E elevato, questa è troppo brutto. Ok, quindi anche dal punto di vista, diciamo, simbolico, se la matrice è diagonale, io ottengo gli esponenziali sulla diagonale e quindi quel non accoppiamento fra le variabili me lo ritrovo tra il quale la matrice di transizione dello stato è diagonale, per cui non ci sono elementi fuori diagonale, quindi è di interesse perché la matrice diagonale ci serve dopo, però dal punto di vista dinamico mi lascia un po' perplesso. Questo è il risultato che abbiamo appena calcolato utilizzando solo la definizione esponenziale di matrice. Il caso generico è quello che faremo nelle prossime lezioni. Quindi, in realtà noi facciamo il primo opportuno passaggio alla forma diagonale. Ok? Ci sono altre tecniche, le ho scritte qua per completezza, ma non le studiamo, ne basta una. Ok, allora, questo è il secondo concetto che abbiamo visto oggi, adesso ne vediamo un terzo molto breve, stiamo cominciando a fare un po' l'analisi dei sistemi spazio di stato. Abbiamo imparato a calcolare la soluzione, che si chiama anche modello esplicito, questo è nel tempo discreto, e sappiamo individuare l'evoluzione e la forzata, libera e forzata, e questo nel tempo continuo, e abbiamo battezzato questo matrice di transizione dello stato. Vedremo che questa matrice contiene una serie di informazioni importantissime. Se la matrice è diagonale, quali sono i suoi autovalori? Se io vi ho detto se è triangolare sono quelli sulla diagonale, se è diagonale è una forma di triangolare, per cui quindi in realtà questi sono proprio gli autovalori. Allora voi avete già riconosciuto questo era il modo quando c'era un polo di una funzione di trasferimento, adesso c'è un autovalore e sono i modi. Per cui il significato dell'autovalore, il ruolo che gioca l'autovalore è come quello di un polo di una funzione di trasferimento. Però le cose saranno un po' più complicate perché noi stiamo ragionando nello spazio di stato e possono succedere cose un po' più delicate rispetto a una semplice funzione di trasferimento ingresso-uscita. Voi avete fatto una variabile ingresso e una in uscita, il caso scalare, ok? Qui è tutto accoppiato, quindi succedono cose un po' più divertenti. Vediamo velocemente questo che, se vedete qua, sì, sono quattro pagine, la proprietà di separazione, che è semplice, ma dà una lettura, secondo me, importante dello spazio di stato, di che cos'è lo spazio di stato in un sistema dinamico in spazio di stato. Allora, questo, diciamo, non vi voglio spaventare, ma ora lo carico sulla lavagna perché lo usiamo, che numero è? Qua lei ci sta sempre, sì, ok.
Ok, allora adesso vediamo che cosa facciamo e cerchiamo di capire, diciamo, il significato di questi passaggi. Prima di tutto, io che cosa faccio? Beh, parto scrivendomi il modello esplicito per un sistema lineare stazionario considerando come istante iniziale 0. Da cosa lo capisco? Beh, guardate l'espressione dell'evoluzione libera elevato da t, condizioni iniziali in 0. Cosa voglio fare? Questi passaggi che faccio, che sono solo mnemonici, non sono concettualmente sono semplici, voglio tentare di scrivere il modello esplicito non rispetto all'istante t uguale a 0, ma rispetto a un istante intermedio fra 0 e t. Se lo riesco a fare, vabbè, ovviamente lo riesco a fare, poi userò questa espressione per dare l'interpretazione allo spazio di stato che voglio dare. Che cosa faccio? Vediamo un attimo. La prima operazione che faccio è quella, guardate qui, di sfruttare la proprietà dell'esponenziale di matrici per riscrivere, qua là, un attimo che sono passato sopra proprio all'1, per riscrivere elevata a t in questo modo. Volete che vi faccio il passaggio per vedere, perché così magari faccio, diciamo, velocemente. Io ho scritto elevato ad a t più e meno a t con 1, tutto esponente dell'esponenziale, ok? Dopodiché elevato ad a t meno a t con 1, lo separo per elevato a t con 1 ad a t con 1. Questa operazione ho visto che con gli esponenziali di matrice la posso fare. E poi l'ultima cosa, ho messo in evidenza a sinistra qua la, quindi la levo da qua e ottengo proprio questa espressione. Quindi sono un paio di passaggi in cui sfrutto le proprietà che abbiamo appena visto. Ok, quindi questo lo so fare. Dopodiché, qua è veramente banale quello che sto facendo, perché sto semplicemente spezzando l'integrale in due, integrale fra 0 e t con 1 e l'integrale fra t con 1 e t. Ok? Dopodiché, che cosa faccio? Nel secondo integrale faccio più o meno la stessa cosa che ho fatto nel primo, e cioè faccio più o meno t con 1, no, però così non si capisce, faccio più o meno t con 1 e poi spezzo in due matrici esponenziali, quindi concettualmente faccio la stessa cosa. E ora, guardate, la variabile di integrazione è tau, va bene? Quindi questo esponenziale qui non è funzione di tau, per cui può essere portato fuori dal segno di integrazione. Ma se io lo porto fuori dal segno di integrazione e devo dire da che lato, a sinistra, a questo punto posso mettere in evidenza a sinistra con il primo termine. Metto in evidenza elevata da t meno t con 1. Chiudo nelle parentesi quadre quello che moltiplica questa grandezza e a questo punto devo osservare una semplice cosa. Cosa c'è nelle parentesi quadre? Nella parentesi quadra
Esattamente il modello esplicito in cui invece di t c'è t con 1. Per cui esattamente questo qua, perché poi lo posso sostituire con questo. I passaggi sono finiti, i passaggi sono dei passaggi. Vediamo qual è l'interpretazione di questa cosa. E l'interpretazione è la cosa più interessante. Allora, guardate, vediamo un attimo di cosa ho bisogno io se voglio studiare x di t. Parto da 0, questo è il tempo t generico. Ho bisogno, allora, prima di tutto ho bisogno di conoscere le condizioni iniziali. Quindi x in 0. Poi ho bisogno di conoscere tutto quanto u di t. Scusate, è scritto troppo brutto. Tutto quanto u di t. E questo mi consente di calcolare, per esempio, un x di t. Ok? Perché faccio questa affermazione? Perché io osservo che ho bisogno, vabbè, delle condizioni iniziali e poi devo integrare la u fra 0 e t. Quindi io ho bisogno della condizione iniziale, che è questa, e poi ho bisogno di tutto quanto l'andamento dell'ingresso. Ok. Vediamo cosa mi dice l'ultima riga di questa equazione. Dice, guarda, è vero, ma se tu conosci in t con 1, conosci lo stato x in t con 1, tu puoi buttare tutto quello che viene prima, puoi ignorare tutto ciò che è passato rispetto. Professore, scusi, non ti sta aggiornando la lavagna condivisa. Ok, allora forse questo, perché invece a me si sta aggiornando, quindi potrebbe essere che sta per bloccarsi. Allora, lei adesso nella lavagna cosa vede? Sono arrivato a quando ha fatto un quadrato attorno a x t1. Addirittura? Sì, sono fermo lì. Ok, quindi adesso si sta aggiornando. Ok, adesso è uscito. Il grafico in alto a destra sta uscendo? Sì, è uscito adesso, sì. Solo che il vocale è di 2 minuti prima. Va bene. Sì. Va bene, quindi insomma spero che le sia chiaro, però lo ripeto, conoscendo lo stato in t con 1 io posso ignorare tutto ciò che è successo nel passato e quindi per conoscere xt è sufficiente avere lo stato in t con 1 e poi chiaramente tutto l'ingresso da t con 1 a t, va bene? Allora se voglio dare uno slogan al significato dello stato, lo stato sintetizza la storia passata del mio sistema. Nel tempo discreto le equazioni sono concettualmente le stesse, per cui diciamo non le ripeto, perché veramente la stessa cosa, i passaggi sono proprio uno per uno uguali. E qui questo disegno è quello che ho fatto graficamente, con lo slogan, lo stato sintetizza la storia passata del sistema. Quindi questo mi dà un'interpretazione adesso con qualche strumento in più del significato di spazio di stato, è come se fossero le condizioni iniziali di un'equazione differenziale. Va bene? Quindi oggi abbiamo visto, diciamo, queste piccole
proprietà, stiamo cominciando ad addentrarci un po' negli aspetti dei sistemi dinamici in spazio di stato. Noi ci vediamo venerdì. Ah, venerdì, ragazzi, siamo in remoto. Possiamo cambiare l'orario, appuntamento con il rettore? Voi che orario avete? Fatemi vedere. Ce l'ho. Allora, voi avete information theory un'ora e poi me. Io ho appuntamento, ce l'ho esattamente a mezzogiorno. Per cui, se voi non avete problemi, se non dovete, diciamo, fare altro, noi potremo vederci alle 2, alle 3. Che ne pensate? Mando un messaggio su Classroom a tutti quanti, però Per me va per bene. voi, le 2 o le 3 è indifferente, tanto facciamo un paio d'ore, avete poi il tempo per andarvi a fare l'aperitivo del venerdì. Va bene? E facciamo esercitazione, che è un esperimento anche per me. Ah, intanto un attimo interrompo la registrazione. Che è un esperimento anche per me, perché vediamo un po' come. Se avete, anzi, anche se avete dei suggerimenti,